Allora, siamo insieme a Giuseppe Malvasi, membro dell'Equipe Eccellenze Italiane della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, specializzazione pane. Pane artistico però. Ci puoi spiegare un po' quali sono le tecniche e come si fa a realizzare una scultura di pane? Allora, le tecniche sono... Allora, iniziamo dall'impasto. Facciamo un impasto con della farina, sciroppo. Sciroppo a base di acqua, glucosio e zucchero. Poi tiriamo la pasta, molto sottile, la facciamo essiccare in forno e poi le realizziamo i pezzi per fare le sculture. Io inviterei anche a Rocco Fusaro a darci un po' una spiegazione. Te sei un amico aiutante, insomma, di Giuseppe Malvasi. Cosa riesce a trasmetterti Giuseppe? Allora, Giuseppe mi riesce a trasmettere la passione che ha nel lavoro, nell'impegno che mette a realizzare le sculture, quindi insieme a lui progettiamo e realizziamo le sculture. Spiegaci un po' anche, perché ho visto che questa è molto lucida come scultura, no? Quindi si può fare da un pane che ha un effetto satinato a un pane anche che abbia una lucentezza meravigliosa. Allora sono vengono create primi rami con la pasta e poi lucidati con dell'estratto di caffè e fatte asciugare. Giuseppe, un'ultima domanda: qual è il consiglio che dai a tutti gli associati della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria e a tutti coloro che ci guardano? Un messaggio per i giovani e per chi vuole intraprendere questa tecnica, quest'arte della scultura di pane? Allora, ci vuole tanta umiltà, poi non deve guardare mai l'orologio, perché questo è un lavoro che ci impiega tanto, e poi ci bisogna di tanta passione, bisogna una passione, altrimenti non si può fare, giusto per farle, e iscriversi alla Federazione Italiana Pasticceria e Cioccolateria. Grazie mille, alla prossima.